Buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Botta e Risposta. Ben ritrovati con il nostro approfondimento consueto del giovedì sera con l'attualità. La puntata di questa sera affronta un tema in particolare, un taglio su uno dei settori economici trainanti del nostro territorio, di tutto il territorio della Versilia e del territorio apoversiliese. Parliamo stasera infatti nel nostro focus del settore lapidio e delle prospettive, della situazione attuale, delle novità che ci sono e poi delle prospettive che si intravedono di qui ai prossimi mesi. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio che vi vado a presentare. Li ringrazio naturalmente per essere qua con noi e dunque saluto e presento Alessia Gambassi, segretaria FILEA CGIL di Lucca. Buonasera. Buonasera. E a suo fianco c'è Leonardo Quadrelli, segretario della FILEA CGIL Massa e Carrara. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Come detto, non è cosa facile, insomma, riuscire a racchiudere in poco tempo, no, il racconto di un settore così importante com'è il marmo, il lapidio per il nostro territorio. Lo spunto nasce da alcune novità appena arrivate, ovvero dal sudato rinnovo del contratto nazionale di lavoro che è stato raggiunto con non poca fatica, come ci spiegherete tra poco, nei mesi scorsi. Un dibattito che, come avrà saputo chi ci segue anche nei notiziari, insomma, ha tenuto banco per diversi mesi e poi si è arrivati finalmente a questa firma il mese scorso con la fine di ottobre. Dunque io partirei intanto da qua per capire quello che è cambiato, quelli che sono i vantaggi. È chiaro che si parte, insomma, più delle volte in queste valutazioni sul piano economico, ma non è soltanto questione economica, perché ci sono anche altri spunti importanti, altre finalità, ad esempio sulla sicurezza, sul welfare. Insomma, sappiamo che i temi sono tanti racchiusi in un contratto. Parto da Alessia Gambassi, quindi che cosa avete ottenuto in sostanza, che cosa è cambiato? Allora, intanto dico che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, anche se, come avevi giustamente accennato te, la trattativa è stata un po' sudata, insomma è stata lunga, perché il contratto è scaduto il 31 di marzo e di fatto è stato sottoscritto il 29 d'ottobre. E, tuttavia, intanto premetto che gli aumenti contrattuali partono comunque da giugno del 2019, quindi nonostante sia stato sottoscritto a fine ottobre, gli aumenti partono comunque da giugno. E, abbiamo ottenuto 97 euro a livello C per ogni lavoratore e si parla quindi di circa 1.144 euro lordi per ogni dipendente nei 3 anni. E sono importanti anche diciamo, i risultati conseguiti sia con il contributo che è aumentato per la sanità integrativa sia per la previdenza. E poi ci sono anche importanti novità sul tema della sicurezza, ambiente e salute. È stata istituita la figura dell'RLSSA, che è rappresentante dei lavoratori per sicurezza, salute e ambiente, e per imprese sopra 50 dipendenti. E, è stato istituito un contributo di 4,25 euro per ogni dipendente per 12 mensilità, contributo che viene destinato, intanto andrà, diciamo, verrà versato sul fondo Altea e servirà per fare prevenzione per i lavoratori, diciamo, un screening diagnostico per prevenire malattie professionali. Quindi questo per noi è un importante risultato sul tema della sicurezza. E poi sono state inserite 2 ore in più rispetto a quelle già previste per fare assemblee, 2 ore in più che serviranno per fare proprio assemblee destinate proprio al benessere organizzativo, quindi al lavoratore, inteso proprio come persona, quindi alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro, e organizzazione del lavoro, e anche questo, insomma, sono punti per noi, anche questo è un punto per noi importante. Dicevamo, non soltanto chiaramente l'aspetto economico, che senz'altro interessa direttamente i lavoratori, ma anche c'è l'aspetto, Quadrelli, della sicurezza a cui faceva, sì, riferimento Alessia. Sì, sicuramente
sulla sicurezza quando facciamo un contratto per noi è molto importante e cerchiamo sempre di dargli un'importanza assolutamente adeguata rispetto a quello che è un settore come il nostro, un settore che tutti sanno che è un settore pericoloso e che è un settore che naturalmente è sotto i riflettori rispetto a quello che sono gli infortuni e spesso purtroppo anche mortali. Dicevo anche in questa volta attraverso la prevenzione che può essere anche rispetto al fatto di mettere un fondo sanitario che può aiutare nella salute per noi è assolutamente importante. Ecco, questo è un aspetto importante. In questo contratto abbiamo dato molto importanza, come è da qualche anno, anche al welfare contrattuale, perché ai lavoratori ci tengono e già il welfare che abbiamo è poco conosciuto, ma dà una mano tanto ai lavoratori. E faccio solo un esempio su questo: il fatto che ogni lavoratore della Pideo può tranquillamente non scaricare, come fa il 730, il 19% delle spese sanitarie, ma il 100% delle spese sanitarie che fa attraverso il fondo è già veramente una cosa assolutamente importante. Come un altro aspetto importante è quello legato al fondo ARCO, che è il fondo pensionistico. Teniamo di conto che questo contratto ha dato molto sotto questo aspetto. Faccio solo un esempio: un lavoratore che è iscritto al fondo ARCO, ogni 10.000 euro di reddito che ha, l'azienda a regime del contratto darà 250 euro, facciamo una media di 30.000 euro di lordo. Un lavoratore iscritto al fondo, l'azienda gli versa sul suo conto corrente del fondo 750 euro, scheda averli o non averli, sicuramente anche questo è un elemento importante, si costruisce un percorso della pensione. E chi lo ha fatto, io negli anni della mia attività sindacale, non ho mai, dico la verità, non ho mai trovato qualcuno che in qualche maniera si è lamentato del che fondo alla fine si sia pentito, insomma, mettiamolo così. Diamo anche qualche dato per chi ci segue da casa, correggetemi se sbaglio, in base ai numeri forniti dalla Confindustria, così li confrontiamo. In provincia di Lucca stiamo parlando di 1725 aziende, addetti, scusate, 322 aziende in totale, perché il distretto, sapete, comprende provincia di Lucca, Massa e La Spezia, si arriva ad un totale di quasi 4.436 addetti fra estrazione naturalmente e il reparto della trasformazione al piano, per intendere e per capire. Un tema che avete toccato, ha detto sicurezza, e quando si parla di sicurezza in questi casi naturalmente vengono alla mente i casi che purtroppo poi occupano spesso le prime pagine dei giornali, di infortuni. Commentando appunto questo accordo, il referente della Confindustria Toscana Nord Fabrizio Palla ha sottolineato però come in effetti sono stati fatti dei passi in avanti negli ultimi anni, perché le denunce di infortunio negli ultimi 5 anni sono risultate in calo, dalle 70 del 2014 alle 62 del 2018, e ricordiamo che c'è anche un accordo importante con le istituzioni. Qualche risultato quindi sta arrivando anche su questo fronte? Sì, sta arrivando. I dati che hai appena detto te riguardano la provincia di Lucca. E sicuramente sono dati positivi, e non ci sono stati incidenti, infortuni mortali, e sono quindi calati gli infortuni, quindi il dato è positivo. È chiaro che dobbiamo essere sempre vigili certo. Sulla questione della sicurezza, che per noi è di primaria importanza. Ne basta anche uno solo, chiaramente, certo, ne per basta trasformare uno solo. Il bilancio in catastrofe, certo, insomma, quindi il settore è molto pericoloso. Quindi lavorare in cava è un settore pericoloso, quindi è chiaro che ci vuole un'attenzione molto alta, no? sul tema della sicurezza, sia da parte dell'azienda, ma anche da parte dei lavoratori, no? Che quindi devono essere sempre vigili quando svolgono il loro lavoro. È stato fatto un lavoro importante dalla regione toscana,
Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio e riteniamo che sia che tutti i controlli che sono stati fatti sono importanti, perché comunque servono sempre per noi, cioè, la visione che diamo noi è che i controlli servono poi per migliorarsi, no? Quindi perché si lavori meglio, e si impari sempre a lavorare sempre meglio. Quindi sono positivi i controlli e noi abbiamo creduto in questo progetto e pertanto riteniamo che sia positivo. E poi naturalmente sono dati che si evolvono, insomma, che vanno sempre tenuti d'occhio. A proposito, poco fa vi stavo leggendo appunto un commento della Confindustria su questo accordo. A proposito del fronte economico, lo stesso Palla della Confindustria non nega che si tratta di uno sforzo per le imprese, naturalmente uno sforzo economico, e specifica in un momento che, insomma, non è che l'Apidio se la passi poi così bene di questi tempi, perché andando a leggere i dati, il primo semestre 2019 segna meno 3,5% rispetto all'anno scorso a livello di produzione, e le previsioni di qui a breve non sono poi così rose, questo lo dicono appunto gli industriali. Vorrei ripartire da qua appunto nel capire, insomma, questo andamento alla fine come si configura di qui a poco. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa e ne parliamo in maniera più approfondita a tra pochissimo. Di nuovo insieme, ben ritrovati, seconda parte di Botta e Risposta, la puntata di stasera che prosegue sul tema del settore lapideo, la firma del nuovo contratto di lavoro che interessa migliaia di lavoratori della provincia di Lucca e Massa Carrara, e non soltanto all'andamento attuale di questo settore da sempre trainante per la nostra economia, appunto il marmo. E dicevo poco fa, prima dello stacco pubblicitario, alcuni dati che sono stati rilasciati appunto di recente dalla Confindustria, con un meno 3,5% dei primi sei mesi di quest'anno e prospettive, insomma, non proprio al momento rose. Intanto allora torno dai nostri ospiti in studio, appunto da Leonardo Quadrelli, filiale CGIL Massa Carrara. Appunto, l'andamento è questo, lo confermate intanto, credo, sicuramente, insomma, perlomeno il vostro punto di vista di questi mesi che sono intanto trascorsi dell'anno. Ma sicuramente quando firmiamo un contratto per noi è sempre troppo poco, quello che portiamo a casa per l'imprenditore è sempre troppo. Sì, questa è un po' una questione normale. Che è normale rispetto alle questioni, insomma. È vero. Poi mi vorrei soffermare sui problemi che c'ha, certo, il settore, soprattutto al piano. Però vorrei anche dire, rispetto ai dati, naturalmente cito dati dell'internazionale Mormamacchine, del settore comprensivo Lucca e Massa Carrara, che per esempio dal 2010 al 2018 rispetto al valore dell'export il territorio è passato assolutamente da 502 milioni e 576 a 702 milioni di export, che è un aumento in 8 anni dal 2010 al 2018 del 30%, e sicuramente in 8 anni è un settore, rispetto anche alla crisi che vivono altri comparti, è un settore quindi, che naturalmente guardare solo a questi cresciuto, sei mesi sarebbe ingiusto, è cresciuto, quindi si viene da un periodo di crescita. E anche nonostante che sia molto più cresciuto l'esportazione dei blocchi grezzi, che siamo al 35%, ma anche il settore poi dei lavorati, siamo intorno a una crescita in questi 8 anni del 25%, si passa da 345 milioni a 458 milioni, che, insomma, è un settore che complessivamente, nonostante la crisi, è un settore che meno male ha fatto l'export. In questo ultimo periodo qualche problema ci sono, e sono soprattutto alle aziende della trasformazione, e io credo che qua in questo momento, soprattutto in questo periodo, bisogna fare degli sforzi enormi per dare un sostegno alle piccole aziende e alle aziende della trasformazione. Perché trovano difficoltà in particolare? Allora, le difficoltà che trovano principalmente sono quelle che sono un po', hanno la difficoltà che tanti addirittura dicono, le aziende piccole, che hanno difficoltà a reperire la materia prima del marmo. Allora, è una questione, no, che sembra impossibile, oppure effettivamente è così. Ci sono tante aziende che magari non hanno le cave e che hanno difficoltà ad andare in cava e prendere i blocchi che gli servono, perché mi dicono gli imprenditori, alla fine
quelli che non hanno ricavi, che gli viene offerto blocchi a prezzi molto alti oppure a partite di blocchi, e magari un piccolo imprenditore non riesce a comprare una partita di blocchi, e questo assolutamente è un problema. Sicché io il settore, rispetto a come va, lo dividerei in questo sistema. Cioè, forse perché i prezzi sono tarati sul mercato internazionale, grazie sono a questo traino tarati sul mercato internazionale, e poi il prezzo del blocco è un prezzo che il titolare della cava fa al momento, rispetto alla qualità del blocco, e ecco, è un po' come il prezzo che si dà ai funghi quando si trovano i funghi, il prezzo del blocco, è chi raccoglie i funghi che poi fa il prezzo del blocco. Ho fatto questo esempio che certo, il potere di trattativa del piccolo imprenditore è abbastanza certo, limitato, allora, no? Diciamo che il settore complessivamente va molto bene per chi ha la cava. Bene per chi ha la cava, e c'è anche il lavoratorio di trasformazione che ha fatto la scelta di comprare la cava se c'aveva la trasformazione, è stata una scelta vincente. Sono molto in difficoltà le aziende controtrattiste per quelle questioni che dicevo e ora, qui come si può agire, quindi, di concerto, credo, con tutte, no, le istituzioni che sono deputate a lavorare su questo settore. Ma guarda, la questione, almeno la nostra idea, è quella che sarebbe importantissimo, per esempio, fare il marchio del marmo del territorio. Poi chiamiamolo marchio del marmo di Carrara, estratto e lavorato a Carrara. È una questione che spesso noi la proponiamo, però non riusciamo a portarla a compimento, proprio perché secondo me non è ancora matura la questione, cioè non ancora sono in condizione chi ha le cave di accettare la tracciabilità del blocco, perché naturalmente quando si fa un marchio, il marchio non lo fa l'imprenditore ma lo fa un ente terzo, certo, che poi vuole sapere esattamente come si chiama quel blocco, che numero ha, da quale cava viene, dove viene essiccato in segheria, quante lastre sono venute, dove sono andate alla lavorazione. E questo mi pare che quando con gli imprenditori si va a fare questa proposta, non ti dicono esattamente che non la vogliono, però insomma chi non le vedo troppi contenti, diciamo così, chi ha le cave rispetto a questa proposta. E per esempio avere un marchio del marmo sarebbe per questi piccoli imprenditori una cosa potrebbe essere una cosa positiva di, e questa è una salvataggio. Poi ce ne sono delle altre che magari poi se vuoi provo a dirle. Certo, anche sì, volevo solo un attimo richiedere ad Alessia, dal momento che, ricordiamo, è un distretto che occupa i due territori, due province, ma qualche distinguo talvolta va fatto. Volevo solo chiedere a Gambassi, come filea di Lucca, se appunto questa situazione, questa fotografia che ha dato Quadrelli, si ritrova esattamente anche sul marmo della Versilia, o se ci si può fare qualche distinzione. Sì, ma si ritrova anche nel marmo della Versilia. E Garfagnana poi. Sì, ricordiamo, sì, chiaro, anche Garfagnana, tutta la certo, Garfagnana. Versile Garfagnana. E sicuramente un altro problema che ci espongono sempre i lavoratori quando andiamo a fare le assemblee, e che quindi è quello che sentono chiaramente, vivono in azienda, è il problema anche della pietra artificiale, no? Che è competitor principale ora del marmo, che viene utilizzato molto, diciamo, sulle rivestimenti, nei bagni, piani di cucina, per gli arredi, e questo è sinceramente un problema, perché insomma viene lamentato da molti, e quindi ci viene presentato come un grosso problema. E questo come si può risolvere? Secondo noi, intanto con quello che ha detto già Leonardo, no? Quindi con un discorso del marchio, quindi valorizzare il nostro marmo, e partendo proprio da scavare il marmo e poi lavorarlo in loco. Questo è uno dei punti principali che noi sosteniamo da anni, perché noi sosteniamo un sì netto alle cave, quindi sì all'escavazione, però chiaramente l'escavazione condizionata poi a un ritorno sul territorio in termini di filiera, e quindi in termini di occupazione, quindi in termini appunto di strettamente di posti poi di lavoro, ovviamente il tutto nel rispetto dell'ambiente. Quindi
A proposito di marchio, mi soffermo su questo visto che state insistendo sull'argomento. Per ricordare, avrete naturalmente letto, ma lo ricordo più che altro ai nostri telespettatori, c'era una proposta depositata alla Camera dei Deputati di una deputata della zona, Maria Teresa Baldini, Fratelli d'Italia, istituire un marchio DOP per il marmo italiano, cioè quindi una vera e propria proposta, non la prima, ma insomma questa è la più recente perché di pochi giorni fa, risoluzione presentata alla Commissione Attività Produttive della Camera. In particolare l'onorevole Baldini poi punta il dito sui produttori esteri, India e Cina in particolare, che acquistano il marmo pregiato per poi lavorarlo all'estero, che è un po' insomma quello che in realtà si sa da sempre, insomma negli ultimi anni in particolare sul territorio apoversiliese. Quindi una piccola proposta c'è, insomma, ora vedremo poi i percorsi parlamentari, sì, politici, insomma è sempre difficile prevederlo, però ecco, qualcosa forse si potrebbe muovere. Sì, potrebbe, cioè muovere. La proposta parte diciamo da molto prima, esatto, nel senso dico che solo ora l'ultima, faccio sì, per sì, dire, sì, la certo, più recente sì, di pochi sì, giorni fa. No? Sì, noi lo sosteniamo tutto questo da anni, lo sosteniamo non soltanto con le parole ma con iniziative, cioè noi sosteniamo fortemente questi temi e quindi siamo anni, da anni che ci battiamo per questo, quindi si scava e poi si lavora in loco, questo è la sintesi diciamo del discorso, si lavora in loco e quindi se si lavora in loco e si fa appunto la tracciabilità e tutto il resto è chiaro che diamo valore poi al nostro marmo, diverso se lo esportiamo e basta e acquista, certo, perde, è diverso. Perde. E beh, è chiaro che in tutto questo settore non l'abbiamo ancora detto, non abbiamo pronunciato le parole magiche, diciamo, di questo piano regionale delle cave, che poi in realtà è questa macro, questa legge che va a abbracciare tutto il settore, che è quella che poi fa il bello e il cattivo tempo per l'estrazione e la lavorazione, perché se c'è una parte produttiva di trasformazione che è in crisi, uso le vostre parole, per l'accesso appunto ai blocchi, significa che il governo, la governance di queste cave è al centro naturalmente di tutto questo mercato. Questo per arrivare a dire, come a chiedervi più che altro, quanto possa aver pesato in questi mesi in particolare, in cui abbiamo detto che 2019 i dati non sono esaltanti, l'incertezza normativa, perché abbiamo visto sindacati, operai, ma anche empresari scendere in piazza a Carrara, ma anche in Versilia a primavera e in estate, per appunto l'incertezza che si era creata in questi mesi. Piano regionale delle cave che è stato approvato a luglio, ora aspettiamo le ultime osservazioni, vediamo se entra all'opera definitivamente, sì. Ma quanto ha pesato questo, Quadrelli? Ha pesato nel senso che noi eravamo molto preoccupati all'inizio quando naturalmente è stata la modifica della legge 35, legge 35 che naturalmente nel 2015 avevamo già in qualche maniera lavorato e come parti sociali cercato di dare il nostro aiuto rispetto a quando si faceva. Ricordo che nella 35 c'era una parte che era tutta nostra, che era legata a quello che si dicevo prima, si diceva che naturalmente ogni cava doveva dare almeno il 50% di lavorato in filiera corta sul territorio e questa naturalmente che un po' la madre di è una questione che l'abbiamo combattuta, noi nel 2015 l'avevamo subito, alcuni imprenditori la volevano nel 2025, la regione toscana ha fatto per metà e siamo entrati nel 2020. E io credo che questa cosa sia una cosa importante. La modifica della 35 ci ha trovato però spiazzati, perché d'improvviso sono avvenuti dei cambiamenti normativi che hanno un po' spiazzato tutto il settore. Noi eravamo molto preoccupati che pareva che nessuno parlasse, cioè erano tutti contro tutti. Io credo che gli imprenditori erano contro la regione contro i comuni, i comuni contro la regione e noi nel mezzo sindacati che cercavamo un po' di raccapezzarci sulla questione. Credo che la decisione che abbiamo poi fatto, quella di fare lo sciopero il 1° aprile a Carrara come organizzazioni sindacali, chiedendo alla regione ma a tutte le istituzioni e l'abbiamo chiamato uno sciopero europeo, sia stata veramente una cosa che ha rimesso tutti al tavolo e che tutti hanno potuto dirla loro e che, devo dire la verità, la regione si è resa disponibile a ascoltare gli imprenditori, a ascoltare noi, a ascoltare anche le istituzioni e io credo che poi alla fine
sancito attraverso un accordo, la 35, la modifica della 35, dove è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali, da tutte le associazioni imprenditoriali e anche dai comuni di Massa, Carrara, Versilia, siamo riusciti a portare, secondo me, una modifica che è importante e che, insomma, spera nel futuro quello, insomma, che diceva Alessia, nel senso, noi non siamo per tenere aperte le cave rispetto a delle regole, rispetto alla tutela di tutti per lo sviluppo del territorio, con l'obiettivo che ci abbiamo come organizzazioni sindacali è fare più posti di lavoro, perché, ecco, noi l'interesse che ci abbiamo è che il settore dia più posti di lavoro in cava, ma soprattutto anche al piano. Io credo che se andiamo in quella direzione le cave possono continuare a stare aperte. Se andiamo oppure non ci preoccupiamo che vediamo chiudere tante aziende del piano per tanti motivi e non ci mettiamo in questo momento con la testa a far sì che questo non avviene, io credo che sarà un futuro più brutto per tutti. La chiave per tenere aperte le cave sono avere più posti di lavoro in cava e al piano. Quindi, in definitiva, appunto, della parola Gambassi, vi ritenete soddisfatti dopo questa battaglia per come lo conosciamo ora, il testo del piano regionale delle cave approvato in estate? Sì, ci riteniamo soddisfatti e, come diceva giustamente Leonardo, cioè, noi chiaramente abbiamo voluto che fosse regolamentato questo settore, cioè siamo come CGL, come filia CGL, abbiamo voluto che fosse regolamentato. È chiaro che il regolamentare il settore deve però poi consentire la prosecuzione dell'attività, nel senso che mettere le regole è fondamentale, noi ci crediamo come abbiamo creduto nel percorso che ha fatto la Regione per la sicurezza sulle cave, quindi sono tutti temi in cui noi crediamo e ci crediamo convintamente, però è chiaro che tutto poi deve consentire la prosecuzione dell'attività, cioè non è che si può mettere le aziende in condizione di non poter andare avanti appunto per l'incertezza normativa o per normative troppo stringenti, perché sennò si rischia per fare una cosa positiva di avere un effetto negativo, perché comunque noi vogliamo, come abbiamo già detto, che ci sia la prosecuzione dell'attività. E ti dico soltanto un dato: uno dei motivi per cui il settore non va bene, uno dei motivi, non va benissimo, diciamo, il settore è dato anche dal fatto che c'è un calo nel settore delle costruzioni. Nel settore delle costruzioni, noi, siccome rappresentiamo anche tutto il settore delle costruzioni come filiera CGL, abbiamo perso dal 2008 ad oggi 800.000 posti di lavoro. Si parla tanto dell'ILVA, come 80 ILVA, cioè 800.000 posti di lavoro. Questo è un dato nazionale. Questo è un dato nazionale, chiaramente. No, un dato nazionale. Sì. No, questo per dirti che è chiaro che noi ci battiamo come CGL anche perché ci siano garantite le attività che continuano ad esserci e che danno posti di lavoro, ovviamente che siano serie, che rispettino la sicurezza, tornando alla Pidio, non ci possiamo permettere un discorso di chiusura delle cave, perché ad oggi non c'è un'alternativa, vorrebbe dire la fine della montagna, cioè vorrebbe dire anche la fine di una storia, perché questi paesi sono vissuti e si sono basandosi su questa economia, quindi o si trova un'alternativa o si deve fare in modo che questa economia viaggi ancora sulle sue gambe. Ci dobbiamo fermare ancora per una brevissima pausa, tra poco torniamo di nuovo insieme, tra poco. Di nuovo insieme, ben ritrovati ai nostri telespettatori, ai nostri ospiti in studio. Proseguiamo in questa riflessione insieme agli ospiti di Filea CGL sull'andamento del settore lapidio nella costa apo-versiliese, nelle nostre province. C'è ancora un tassello importante da analizzare, cioè un elemento che va a determinare la configurazione dell'attività estrattiva, soprattutto del marmo sulle nostre Alpi Apuane, ovvero quell'input che ha dato la Regione ai comuni appunto dell'area delle Apuane per arrivare
arrivare a introdurre nuovi piani di bacino estrattivi, ovvero ha chiesto di ridefinire dove si può estrarre e dove no, dove ancora, dove non più e dove magari più avanti si potrà arrivare a scavare il marmo. Quindi un argomento davvero importantissimo, centrale, che poi ha anche naturalmente alimentato un discorso e un dibattito di profilo ambientale, politico, insomma sociale, molto, molto importante. Attenendoci all'aspetto, insomma, un po' più sociale ed economico, che panoramica si può dare, insomma, senza naturalmente pretendere di entrare troppo in ogni zona, però insomma sia sul versante Massa Carrara che su quello versiliese siamo ormai alla scadenza, perché entro fine anno i comuni sono chiamati a dire la loro e approvare questi atti. Partiamo da Massa Carrara, insomma, con Leonardo Quadrelli, per capire a che punto siamo sulla zona Puana. Piani di bacino, io ho visto Carrara e credo che colga in qualche maniera qualche anche nostra proposta bene rispetto alle cose. Insomma, i piani di bacino poi devono mettere quelle regole che dicevamo prima, il 50%, l'obbligo di lavorare il 50% e come misurare questo 50% e come obbligare le aziende a fare questo 50%, come premiare le aziende perché fanno il 50%, mi pare che almeno quello che ha presentato il Comune di Carrara, io gli do un giudizio veramente positivo su alcuni aspetti. E credo che questa sia, cioè abbiano fatto, almeno quello che ho letto, una buona cosa. Per esempio, se si aumenta il numero di persone assunte, si cresce anche gli anni di concessione rispetto a quello che darà una cava, e questo sicuramente credo che sia una cosa positiva. Come si sta ragionando della tracciabilità che dicevo prima nei piani di bacino. Il problema qual è? Il problema è che io ho l'impressione che si arrivi, forse non ci si faccia a chiudere al 31-12. I tempi sono molto ristretti. E questo è un problema, perché poi alla fine senza piani di bacino saremo di nuovo a avere difficoltà rispetto alle proroghe oppure alle nuove concessioni. Questo sistema, attenzione, che è il problema più grosso che c'è. Io credo che le regole vadano messe, le regole ci devono essere, però le imprese devono far sì che domande che fanno gli siano date una risposta veloce. Il problema che c'è adesso, secondo me, ancora sul territorio è quello che quando te fai una proroga c'è un tempo molto lungo rispetto ad avere la possibilità, e se c'è un problema i lavoratori rimangono a casa e le cave rimangono chiuse. Poi alla questi fine, sono i primi effetti tangibili, sì, no? E poi purtroppo i lavoratori, giustamente, che non hanno nessuna colpa, magari si trovano la cava chiusa per un problema di concessioni oppure anche per un problema alcune volte di tempi, e credo che qua ci sia bisogno di una task force sul territorio che dia delle risposte immediate per chi vuole stare alle regole, che per chi deve stare alle regole. Quindi insomma sono i comuni in questo caso che devono avere questa, sì, secondo questa forza. I pave devono assolutamente, da questo punto di vista qui, mettere le regole e gestirsi le questioni. Del resto è la strada tracciata dalla regione. Sì, insomma, è tracciata dalla regione. Io ribadisco che almeno quello che ho letto del Comune di Carrara va nella direzione che noi come organizzazioni sindacali ci si aspettava, rispetto soprattutto a aumentare i posti di lavoro. Alta Versilia e Garfagnana, a che punto siamo? Diciamo, sono in corso di definizione, alcuni sono stati approvati, altri sono in corso di approvazione, siamo comunque avanti. Non ci sono stati grossi problemi, però è stato comunque, cioè, ed è, continua ad essere un percorso complesso, cioè è stato un percorso complesso almeno da come l'abbiamo vissuto noi attraverso i lavoratori. Non è stato semplice presentare questi piani di bacino, confrontarsi con la regione, perché insomma è un qualcosa di nuovo, e quindi chiaramente è stato
un pochino complicato, diciamo. Certo, è stata recepita, insomma, sì, con un po' di fatica, ricordiamo, abbiamo visto comuni come Stazzema, Vagli, Minucciano, che stanno arrivati, insomma, addirittura d'arrivo. Sì, addirittura d'arrivo, ma comunque anche il comune di Seravezza ha fatto un ottimo lavoro e sta, insomma, è in corso di definizione anche per il comune di Seravezza tutto il percorso. E ripeto che insomma, è stato complesso, non c'è stato niente di semplice, un po' per tutti gli aspetti, diciamo, anche di cui accennavi te prima, quindi per aspetti ambientali, e poi perché proprio anche a livello di procedure, di avere risposte su tutti i temi, non è stato poi così semplice. C'è stata sempre la disponibilità della regione, però i temi sono complicati e quindi le normative sono complicate, l'interpretazione delle normative, ecco che si torna alla ragione dello sciopero che fu fatto appunto per avere una chiarezza sulla normativa. È chiaro che sono stati tutti ostacoli quando si parla insomma della famosa burocrazia, poi alla fine si traduce in tutti questi aspetti, della famosa parola ci sta anche la situazione stanno vivendo le piccole e grandi imprese del marmo. Vi ricordo appunto che siamo in diretta e stanno arrivando alcuni messaggi per commentare un po' quello che stiamo raccontando. Ve ne leggo uno interessante che scrive un telespettatore: il mercato del marmo va riformato con divisione del lavoro e del lavorato, puntando a creare un network di aziende, non dei monopoli. Una soluzione potrebbe essere creare delle aste pubbliche del materiale ad aziende che paghino una tassa e con una partecipazione controllata, la possibilità di comprare soltanto un tot di tonnellate all'anno, creando così la possibilità per tutti di utilizzare una risorsa che dovrebbe essere pubblica e generando una ricchezza collettiva. Così come oggi la situazione non va bene, secondo il telespettatore che ci scrive ma non si firma, non possono esistere aziende che fanno 20 milioni di utili distribuiti solo a due persone a scapito della collettività e della natura. Ve l'ho letto perché probabilmente sono diversi a pensarla su alcuni punti in questo modo, no? Ora qua entreremo in un dibattito, insomma, che sarebbe difficile da soli portare avanti, però ecco, un'idea ce la dà, uno spunto su come potrebbe essere questo, risolvere anche un problema che diceva poco fa Quadrelli, della difficoltà di accedere al marmo, paradossalmente quando ci mangiamo le montagne e di marmo dovremmo essere pieni. Sì, sì, ma questo è una delle tante proposte che ci sono. Per esempio, noi ne abbiamo una che abbiamo formulato anche al comune a Carrara, che va in questo senso. Io credo che sarebbe bisognerebbe trovare una soluzione che funziona un po' così. Cioè, siccome le aziende pagano la tassa marmi al comune di Carrara e questa tassa marmi al comune di Carrara poi viene presa dal comune, io credo che sarebbe forse anche utile che invece che la tassa marmo magari le aziende dessero dei blocchi rispetto al prezzo di costo, che il comune potesse fare in una certa quota, nel senso che io do una certa quota rispetto alle questioni, il comune prende invece che la tassa marmo o anche blocchi le deposita in un magazzino, in un piazzale comunale, con dei prezzi calmierati. E le aziende, quelle che si lamentavano prima di non avere la materia prima, potrebbero andare su questo piazzale comunale e acquistare blocchi a prezzi calmierati per poter lavorare in loco. Naturalmente dovrebbero essere aziende assolutamente certificate, cioè che rispettano contratti, che lavorano sul territorio, che hanno chiaramente in regola con tutti i parametri, regola con tutti i parametri, e fa sì che attingendo da questo un po' diciamo piazzale pubblico possono far sì di avere dei materiali che lavorano a un prezzo che gli possa consentire di stare meglio sul mercato rispetto ad avere dei prezzi dei blocchi a prezzi assolutamente alti. Secondo, questa assolutamente è una proposta che abbiamo fatto, e mi pare che è stata presa con interesse, e spero che venga tramutata nel regolamento del marmo che qua dovrebbe fare a Carrara. Per esempio, questa secondo me è una cosa assolutamente che
trova quando la racconto, la proposta, la racconto, la propongo alle aziende della trasformazione che non hanno ricave, la prendono come firmerebbero subito, positivo, insomma, rispetto, diciamo, alle questioni. Diciamo, e io così credo che sia anche una questione assolutamente fattibile e giusta rispetto alle questioni. Come un'altra cosa, poi il fatto di dire che oltre pagare la tassa marmo si possa fare la compensazione dell'edilizia, anche qua nel Pave il comune di Carrara l'ha scritta esattamente questa cosa qui, poter far sì che ci sia compensazione, cioè che le aziende magari aiutino facendo una piazza, facendo una strada, facendo ristrutturando una scuola, che non significa chiedere l'elemosina, significa fare quello che l'edilizia fa da tanto tempo e anche con aspetti positivi, perequazione, compensazione, e che anche questa era un'idea che avevamo proposto quando abbiamo fatto l'osservazione, e mi pare che nel Pave di Carrara questa cosa ci sia, e siamo contenti quando c'è scambio e quando ci si ascolta e quando in qualche maniera riusciamo a dare un contributo anche noi. Quindi l'idea è la proposta di un mercato pubblico del marmo, chiamiamolo così, per le aziende della trasformazione, proposta che si può presentare anche sul versante versiliese secondo lei, oppure anche qua, insomma, ci sarebbe da fare qualche distinguo in base ai numeri e a realtà non proprio identiche? No, diciamo, sono tutte proposte che poi il comparto è sempre il comparto proprio versiliese, no? Però appunto, quindi diciamo le problematiche e le dinamiche poi si assomigliano molto, e quindi sono sicuramente tutte idee positive. E ad esempio anche nei piani di bacino, per esempio ora gli ultimi che diciamo ho visto, ho valutato, insomma ho preso conoscenza, sono quelli dell'esempio dell'azienda Erro, e lì sono previste opere di compensazione, c'è previsto il ritorno occupazionale, cioè i piani di bacino sono anche questo, nel senso che sono dettagliato, certo, e sono previste opere di compensazione, perché è chiaro che ci deve essere un ritorno sul territorio e deve essere un ritorno importante, perché comunque come dici, si mangia la montagna, e quindi dobbiamo restituire, no, a chi ci vive, e dobbiamo restituirlo in termini di posti di lavoro, ma non solo, anche appunto in opere di compensazione che sono per tutta la comunità. Ultimo tema, diciamo così, per completare un po' lo sguardo che vorrei toccare, l'abbiamo sfiorato poco fa, quello della sicurezza ma anche del rispetto dell'ambiente, e su questo c'è appunto un accordo, un protocollo che gli enti del territorio hanno firmato pochi anni fa. Ci dobbiamo fermare per adesso per una breve pausa, ne parliamo allora tra pochissimo, pochi minuti di pausa, e siamo di nuovo insieme per l'ultima parte di Botta e Risposta. Di nuovo insieme, ancora ben ritrovati, ultima parte di Botta e Risposta, per arrivare a chiudere il cerchio di questa riflessione insieme stasera ai nostri ospiti sul comparto lapidio Apo Versiliese. E dicevamo, un tassello che abbiamo lasciato per ultimo è quello che riguarda sicurezza non soltanto dei lavoratori ma anche sicurezza ambientale, e su questo, come sappiamo, dal 2016 c'è un protocollo poi rinnovato fra le amministrazioni, la regione, le procure, le ASL e le capitanerie di porto, insomma tutti gli che coordinano e vigilano sul territorio, per mettere un freno a episodi e fenomeni che purtroppo si conoscono in questo settore da anni, non soltanto gli infortuni purtroppo a volte mortali dei lavoratori, ma anche violazioni di carattere ambientale, insomma situazioni, insomma, che vengono a volte a galla e che hanno portato gli enti a interrogarsi e a stabilire delle regole nuove e certe. Mi viene dunque da chiedervi spontaneamente, dal 2016 a oggi, come avete visto cambiare le cose, insomma, dal punto di vista dei lavoratori, se c'è a questo punto effettivamente una sensibilità in più, dal momento che c'è anche una politica, uso il termine forse scorretto, insomma anche un po' repressiva, no? Nel senso, dove stiamo più attenti anche a sanzionare e a andare a individuare e controllare, questo forse è il termine giusto, a monitorare le situazioni. Parto da Alessia Gambassi. Allora, i controlli sono stati serrati, nel senso che sia in cava che nei laboratori, sono stati controlli a tappeto e ripetuti, quindi incrociati, quindi sì, diciamo che possiamo dire che il settore è stato, le aziende, le cave sono state super controllate, e questo è importante perché, come dicevamo appunto poco fa, è importante perché il settore
settore è un settore pericoloso, non ci dimentichiamo i morti che ci sono stati in questi ultimi anni, quindi è un settore molto pericoloso e quindi è giusto che sia controllato, perché è giusto che lavori secondo le regole. E quindi diciamo, noi abbiamo visto sicuramente a seguito appunto di questi controlli, che sono delle volte stati recepiti anche da lavoratori come un po' troppo ossessivi, no? Delle volte, perché magari un giorno c'era l'ASL, il giorno dopo c'era l'ARPAT, il giorno dopo, quindi delle volte li hanno vissuti anche loro un po' una pressione, sì, talvolta, una pressione talvolta un po' pesante, eh? però alla fine poi diciamo hanno visto il lato positivo di questo, perché c'è sicuramente una sensibilizzazione in più sia dalla parte delle aziende ma anche dalla parte dei lavoratori, perché comunque cioè, questi morti che ci sono stati, che magari erano colleghi di lavoro, non nel versante diciamo della provincia di Lucca, quindi Versilia e Garfagnana, però è lo stesso, c'è cioè un morto, certo, in Cava in che muore a Carrara, non c'è assolutamente, distinzione, quindi un morto in Cava a Carrara è un compagno di lavoro che muore, quindi è chiaro che hanno sentito forte le pressioni, diciamo, dei controlli, ma capiscono che ci volevano questi controlli, che erano necessari per rimettere in regola un settore che andava comunque un pochino forse messo in regola, perché era forse andava un pochino sì messo sui binari giusti. Ci sono stati poi ora in questi ultimi tempi, diciamo, dei controlli forti da parte della capitaneria di porto, soprattutto al piano, controlli che hanno riguardato soprattutto la parte appunto ambientale, scarichi eccetera, e questo ha comportato che sono state fatte delle multe, insomma, abbastanza piuttosto salate nei laboratori eccetera. Ora, si parla di imprese soprattutto tra Pietrasanta e Seravezza. Sì, tra Pietrasanta e Seravezza, quindi quello che c'è, che noi ci siamo subito interessati, perché chiaramente aziende piccole magari prendevano multe, insomma, pesanti, i lavoratori si impaurivano, non è che succederà ora, ce la farà l'azienda, insomma, e quindi siamo stati subito messi a conoscenza del fatto da parte dei lavoratori, ci siamo interessati, è che siamo, diciamo, appunto in questo momento di verifica, nel senso che si sta verificando la normativa, se diciamo, è quella giusta, cioè se è quella chiara, quella giusta da applicare su questo tema anche ai laboratori del settore marmo. Quindi sì. Una volta fatte le verifiche è chiaro che, insomma, perché non c'è tanta chiarezza, diciamo, questo che abbiamo capito noi, che non c'è molta chiarezza, quindi stiamo aspettando che siano fatte le verifiche, dopodiché è giusto che, insomma, che siano fatti i controlli che devono essere fatti, però devono essere fatti quando tutto, perché altrimenti si rischia di fare delle multe che poi impaurire, che possono pure mettere in crisi un'azienda che magari non erano quelle che, quindi stanno facendo le verifiche, noi stiamo aspettando i risultati di queste verifiche, dopo ci vorremmo anche noi far parte dell'incontro che ci sarà quando verrà riconvocato, perché doveva essere il 15 della scorsa settimana, è stato rinviato e insomma, anche noi vedremo un attimo come si, certo, svolgerà, sì, ricordiamo, sì, vale, sì, la pena ricordare, l'argomento è stato anche denunciato dalla CNA, quindi dagli artigiani, insomma, che l'hanno ricordato più volte sulla stampa in questi giorni, hanno fatto degli incontri, delle assemblee con le aziende artigiane del territorio, coinvolgendo poi anche le amministrazioni comunali. Ad esempio il comune di Seravezza su questo si è detto a fianco delle aziende, vi cito una parte di un comunicato di questi giorni: secondo l'amministrazione di Seravezza bisogna uscire da una dinamica repressiva per puntare piuttosto su prevenzione, armonizzazione delle norme, coinvolgimento degli enti locali per mettere le aziende nelle reali condizioni di adeguarsi, che questo mi sembra che vada direttamente a combaciare col vostro punto, sì, di vista, che è anche a Quadrelli, ma insomma, sì, sì, conosce bene anche la realtà di Seravezza e Pietrasanta, del resto era alla filiera di Lucca fino a poco un anno fa. Esattamente, no, siamo convinti rispetto a questa, cioè la repressione assolutamente non va bene, poi teniamo sempre di conto che è un settore particolare, soprattutto un settore artigiano, come lavora una fresa, i vapori che fa la presa, rispetto a tagliare con l'acqua, è una questione particolare, secondo me, che fa proprio parte della bellezza del nostro lavoro, degli artigiani, di quello che si fa anche nelle aziende grandi, però che c'è molto manualità.
manualità rispetto alle questioni, che è logico che no, tutte le normative vanno tarate. Io credo proprio che la risposta deve essere sempre questa. Io spesso lo dico ai lavoratori, lo dico anche alle imprese: se si parla, se ci si mette insieme, se ci si associa, si riesce a ragionare anche con le istituzioni meglio, e non basta soltanto in qualche maniera una denuncia o che va tutto male e che tutto è sbagliato e che tutto da rifare. Ecco, io credo che la risposta che ha dato CNA, che è appena uscito rispetto a un loro rappresentante come Cardini, che ha posto questo argomento all'ordine del giorno, ha fatto il risultato quello che serve, cioè di dire a chi fa i controlli: guardate, attenzione, perché non è tutto uguale. Però naturalmente la domanda che facevi prima è molto interessante rispetto a quello che è cambiato con questo protocollo. Io credo che molte cave, ma anche molti lavoratori, hanno fatto una scelta ambientale. Cioè, mi accorgo tante volte che le aziende, quelle più avanti rispetto alle condizioni, hanno fatto una scelta di fare dei certificati ambientali, cioè le aziende la certificano dal punto di vista ambientale. Questo avviene anche alle cave, e devo dire che io ci tengo a questa questione qua. Spesso si rappresenta il settore, anche quello di Carrara, come male, secondo me, come tutto un problema dove ci sono dei banditi, dove, cioè, non è così, assolutamente così. È un settore dove ci sono tantissime cave, tantissime imprese che stanno al passo con i tempi, che hanno capito che non sono più i tempi di una volta, e veramente c'è una questione proprio, diciamo, mentale, c'è più disciplina, diciamo, e disciplina così, no? E che si stanno in qualche maniera attrezzando rispetto a quello che deve essere. C'è anche il futuro. Un altro dato, forse l'ultimo per completare il ragionamento, quello della formazione, perché c'è stato anche qualche investimento, un input sempre in questo protocollo per formare il personale sulla sicurezza, sulla vigilanza, insomma, per creare una struttura dentro ogni piccola o grande azienda. Insomma, questo è un altro passaggio importante. Certo, proprio perché appunto in linea con l'intervento appunto del comune di Seravezza, perché è giusto fare prevenzione, non repressione. Cioè, la repressione viene dopo, nel senso si fa prevenzione, si fa formazione, si mettono le regole, poi dopo, diciamo, viene eventualmente il resto. Quindi noi puntiamo molto anche come CGL sulla formazione. Infatti siamo anche noi nel comitato paritetico Marmo, no? Noi sono nel comitato paritetico Marmo di Lucca, ovviamente, insomma, della provincia di Lucca, e è un comitato paritetico che lavora molto bene, perché fa tantissima formazione, tantissimi corsi di formazione, e questo è importante perché come è un punto di riferimento, no? Per il settore, per il territorio, proprio per la formazione dei lavoratori del settore. Siamo quasi in chiusura, adesso sono veramente gli ultimissimi minuti. Chiudo con un'ultima domanda a Quadrelli, ma anche a Gambassi, guardando, appunto, siamo a fine anno, quindi viene, no, voglia di fare un po' i famosi bilanci di fine anno e guardare all'avvenire. Ecco, una sfida che dovrebbe abbracciare questo distretto, inteso veramente nella maniera più ampia, per il prossimo anno, ma insomma l'anno che verrà ancora, e per il futuro, emerso anche da quello che ci avete detto stasera, ecco, la priorità quale dovrebbe essere per cercare di fare un balzo in avanti nella qualità di questo lavoro? Due questioni. Allora, uno, credo che il distretto abbia bisogno di rilanciare la fiera, che era quella della fiera di Carrara, che poi è stata nel tempo abbandonata, e io credo che le istituzioni devono investire perché è assolutamente importante, scegliendo un altro format, un'altra data rispetto a quella che era una volta, ma credo che sia importante. E l'altra questione è quella dei posti di lavoro. Io credo che il riconciliare questo territorio è importante. Questo territorio, naturalmente, chi non lavora nel marmo non vede bene quando si affetta le montagne, no? Rispetto a questo, però è un lavoro che è sempre stato fatto dai tempi dei romani, e deve essere continuato a farlo, però deve dare tanti posti di lavoro. Io credo che questa sia la cosa più importante, perché lo ripeto, le cave staranno aperte finché ci saranno posti di lavoro. I posti di lavoro stanno diminuendo, c'è bisogno che il piano non muoia, e questo è un grido d'allarme che voglio lanciare con forza. Il piano non deve morire, perché se muore il piano e se muoiono le aziende controtertiste del piano, va a finire poi che muore anche le cave. Io credo che le imprese su questa cosa e le istituzioni in questa cosa insieme a noi devono ragionarsi su come fare a che non muoiano
i lavoratori del piano, no? Questo lo dico veramente con forza, perché credo che sia una cosa importantissima. Posto di lavoro e anche ritrovare una fiera di riferimento per il settore. Sì, 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 sicuramente. E, sicuramente di rifare una fiera, ti parlavi di una fiera qua. Certo, sì, 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 sicuramente sì, quello sarebbe positivo, perché rilancerebbe comunque il settore e coinvolgerebbe anche, no, tutta la comunità, insomma, in una cosa che comunque prenderebbe poi valore per tutti. Certo, allora noi siamo in chiusura, a questo punto ci dobbiamo salutare qua, ringrazio Alessia Gambassi e Leonardo Quadrelli, Filea CGL, Lucca e Masse Carrara, grazie per essere stati con noi stasera, ringrazio naturalmente i telespettatori per averci seguito e Botta Risposta torna come sempre la prossima settimana. Buona serata. Grazie. Grazie.